Una fiaccolata per la dignità che sembra persa senza lavoro. Hanno partecipato in tantissimi, in mille, a Milano, sede di uno degli stabilimenti della Indesit Company del Fabrianese, alla fiaccolata organizzata dal parroco. Non cede l'amministratore delegato Milani sulla riorganizzazione industriale da 1425 esuberi in tre poli italiani. Ma la crisi nelle Marche si fa sentire non solo a Fabriano. Esempi concreti? Il distretto del mobile a Pesaro affonda, resiste Scavolini, ma la Berloni Cucine, per salvarsi, sta cercando un accordo con una società HCG di Taiwan. Si contano 300 dipendenti attualmente in cassa integrazione, non tutti potranno essere riassunti dalla nuova gestione. La crisi della cantieristica tocca a Fano e Ancona. Alla Fincantieri Dorica, con l'accordo siglato a giugno, il cantiere potrà lavorare per altri 24 mesi, impiegando quasi tutti gli operai, 529 unità. Nel Fermano, un'altra azienda simbolo delle Marche, cede il passo. È la FAM di Monterubiano, provincia di Fermo, leader mondiale per la produzione di batterie. Ceduta alla FIB di Caserta nel dicembre 2012, oggi la nuova società si è impegnata ad assumere subito 115 dipendenti. Per gli altri 100 dipendenti circa, la cassa integrazione straordinaria, che durerà un anno. Nel Piceno è iniziata la fuga delle multinazionali italiane ed estere. La Haemonetics vuole chiudere a fine luglio, mandando a casa 185 dipendenti. La Pfizer ha più di 500 dipendenti e messo in mobilità 52 operai e 13 impiegati. La Manuli, tubi in gomma, ha ridotto i dipendenti da 600 a 150 e la Best SPA, cappe aspiranti, ha chiuso licenziando 100 persone dall'oggi al domani. Nelle Marche, 1,5 milioni di abitanti e 156.000 aziende attive, il tasso di disoccupazione era pari, nel 2012 all'8,8%, nel 2013 è salito all'11,4%.